Benvenuto Marco da Milano, il direttore dell'Espresso. Buonasera. Benvenuta Concita De Gregori, editorialista di Repubblica. Benvenuto Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Altri ospiti ci stanno per raggiungere, mi pare di intravedere già Milena Gabbanelli che si prepara. Abbiamo Milena. Non lo so, forse ancora. Eccola qua, Milena. Beh, deve correre, ha chiamato al telefonino. Allora, Marco da Milano. Lega e 5 Stelle governano l'Italia, sì. Almeno al Senato la fiducia è andata. Sì, pochi minuti fa, 171 sì. Io ho passato la giornata a Palazzo Madama a seguire il dibattito, ma prima di arrivare a Palazzo Madama vorrei dire una cosa. Oggi è morto un grande sindacalista, il segretario della CISL, Pier Carniti. Dedicata sicuramente questa puntata. E due giorni fa in Calabria è stato ucciso un sindacalista, Somala Sacco, il ragazzo maliano che è stato ucciso in Calabria. Erano due personaggi di un mondo del lavoro che è completamente cambiato. Pier Carniti è stato il simbolo dell'autunno caldo degli anni 70, un riformista. Somalia era un ragazzo venuto dal Mali. In quegli anni, che, come? La ragionevolezza in la ragionevolezza di quegli anni, certo. Mentre Somalia è un ragazzo del Mali, che un sindacalista dell'USB, che si batteva per i diritti dei lavoratori nei campi. Ecco, due uomini di parte. Allora, parto da qui perché mi sono chiesto per tutta la giornata mentre ero a Palazzo Madama, questo governo da che parte sta? È una domanda molto politica, perché il Premier Conte ha detto: noi non siamo né di destra né di sinistra, siamo con il popolo. E ha detto varie cose, soprattutto nel primo intervento sembrava un populista in grigio, a un certo punto ha rivendicato che le forze politiche, Lega, Movimento 5 Stelle, sono due forze populiste, ma nel corso di questo lungo intervento sembrava poi diventare un po' una lista della spesa, dove c'erano molte cose ovvie, del tipo bisogna snellire le liste d'attesa in ospedale. Allora mi chiedevo appunto da che parte sta, questa è una domanda da cui partire per poi cominciare a capire come governeranno questi partiti. Sicuramente il binario della nostra puntata. Concita, che idea ti sei fatta? Hai seguito il dibattito al Senato, naturalmente, che idea ne hai? Ma guarda, per chi deve raccontare, come noi, prendere uno sguardo d'insieme della situazione, questa è una vicenda molto complessa perché richiede un certo strabismo. Cioè, Conte è premier per conto di altri, no? Evidentemente, quindi fa un discorso che è un discorso senza carattere, un discorso che dà retta a tutti. Questo è un governo dove la Lega ha chiaramente un'identità politica molto forte e un elettorato molto di destra, molto moderato, diciamo conservatore, ecco, sì. Più che moderato conservatore, mentre il Movimento 5 Stelle ha un elettorato tutto affatto diverso, completamente vario. Dove ci sono Di Maio, ma c'è Fico, dove c'è. Quindi e anche come dire, la nomenclatura è molto varia. Allora, il paradosso è che il Movimento 5 Stelle esprime la maggioranza, ma conta di meno, mentre la Lega esprime la minoranza, ma conta di più, la guida politica del governo sembra essere leghista. E quindi è una specie di Frankenstein che non è un insulto, lo dico diciamo preventivamente, è un capolavoro della letteratura, è una specie di Frankenstein fatto di pezzi di corpi diversi. Allora, detto che l'elettorato non ha mai torto, l'elettorato ha sempre ragione, gli italiani hanno votato, seppure sono i due miglior perdenti, ma hanno votato questo governo. La responsabilità è di chi non ha offerto un'alternativa migliore. Ci arriviamo. Maurizio Belpietro, la tua chiave di lettura. Ma io ho la sensazione che Conte si sia calato nella parte, si è rappresentato come un professore senza arte né parte, ma a un certo punto ha scelto di interpretare adeguatamente il contratto di governo e lo ha fatto addirittura dichiarandosi populista. Dice: ma allora noi siamo un governo populista, se populista vuol dire ascoltare la gente, i bisogni dei cittadini. E come tutti i governi ha fatto l'elenco della spesa, perché non diciamo che gli altri governi quando si presentano in Parlamento non facciano l'elenco dei buoni propositi, mai ci raccontano come finanzieranno le tante proposte che vengono fatte, mai ci dicono che cosa davvero hanno intenzione di fare. Potrei citare degli esempi imbarazzanti, così come è vero, ha ragione Concita De Gregorio quando dice che è un governo Frankenstein, però ricordiamoci, di governi Frankenstein ne abbiamo avuti tanti, perché abbiamo avuto dei governi che
sono stati formati da, abbiamo avuto Mario Monti, dove c'era dentro di tutto, c'era dentro il centrodestra così come il centrosinistra, e poi dopodiché anche Letta francamente non mi pareva un uomo che fosse sorretto. Prego Concita, poi a Milano ti diamo l'opposizione. È purtroppo il dramma delle leggi elettorali, cari miei. Concita. Sì, in questo caso sono due elettorati. Si parla dei pasticci e poi se ne sono le conseguenze. In questo caso sono due elettorati molto diversi, molto molto diversi. Si fa davvero fatica a immaginare che la maggioranza dei grillini possa sposare alcune scelte leghiste. Eppure sostennero Letta. Il leghismo, secondo me, metterà in grossa difficoltà l'elettorato, mi posso sbagliare, ma penso che arriva presto lo scudo. Mi sembra, scusami Giovanni, che nell'elenco della spesa manchi una voce fondamentale che è la scuola. Sì, della scuola, non una parola. Allora, siccome la cattiva politica è sempre figlia della cattiva cultura, questo è l'esito di una cattiva cultura e di una cattiva educazione. Marco, da Milano, l'opposizione, chi sono quelli dell'opposizione? Beh, oggi Renzi ha visto uno spazio, si è infilato, mancava il capo dell'opposizione, anche perché una coalizione si è frantumata oggi in modo clamoroso, cioè il centrodestra che si era presentato unito alle elezioni oggi ha votato addirittura in tre modi diversi. La Lega dentro il governo, Matteo Salvini vice premier, trionfo. Fratelli d'Italia si è astenuta tra mille convulsioni e Forza Italia ha votato contro, quindi quella coalizione che il 4 marzo si era presentata insieme agli elettori, a proposito di volontà dell'elettorato, tanti elettori del centrodestra oggi sono stati divisi in tre, eppure sull'uninominale era un unico voto. E Renzi ha visto uno spazio, lo spazio dell'opposizione, quando ha detto voi non siete il nuovo bipolarismo, cioè non siete destinati a diventare la destra e la sinistra del domani, siete la nuova coalizione e quindi serve una nuova coalizione. Questo vuol dire anche che Renzi si candida a essere il capo della futura Forza come Italia. Dire, perché se c'è una nuova coalizione da una parte, c'è anche dall'altra. Tra l'altro Concita, Renzi ha fatto una... A noi ora sta arrivando ospite per Camillo Davigo e Renzi ha detto, sì, guardate, voi state con Davigo, noi stiamo con Tortora e Beccaria. Sì. E quelli sono terreni in cui il centrosinistra non è che avesse, diciamo, almeno le idee così chiare fino ad oggi. Guarda, dal punto di vista dell'opposizione c'è un deserto assoluto in questo momento. Non si sente una voce, non si vede uno scatto. Io penso anche, come molti, vengo da Ivrea, sono stata a Pisa la settimana scorsa, sento molto... sono città dove si vota domenica. Sento una desolazione assoluta, proprio un senso di scuramento, e molti dicono, e può darsi che non abbiano torto, che tutto questo potrebbe persino essere, diciamo, una salvezza per l'area del centro-sinistra, perché arrivare fino alle estreme conseguenze di quello che i governi precedenti hanno provocato, cioè questo, può forse suscitare finalmente una nuova classe dirigente, una reazione, una qualche forma di... Costretti, come dire, a maturare. Sì, probabilmente non le stesse persone, ma sai che quando la notte è più buia poi si vede sempre la luce, no? Quindi forse anche il centro-sinistra avrà da guadagnare da questa esperienza. Maurizio Belpietro, Renzi e Berlusconi da oggi si assomigliano di più oppure si dividono da oggi le loro strade? Ma io credo che Renzi farà quello che ha cercato di fare in questi anni, e cioè di mangiarsi Forza Italia, perché questo era il suo disegno, il partito della nazione, cioè il partito di Renzi, mirava a tutto ciò, e cioè a inglobare Forza Italia, a spostarsi al centro liberandosi della parte di estrema sinistra, questo riteneva lui, e di mettersi al centro. Sogna ovviamente di essere l'altro pezzo del sistema politico, ovvero una coalizione Lega Movimento 5 Stelle da una parte e dall'altra parte invece Renzi con ciò che rimane sparso qua e là, compreso Forza Italia. Ho la sensazione però che si sbagli, perché la reazione di quello che era l'elettorato moderato mi sembra sia stata chiara già in diverse occasioni, ma soprattutto mi sembra che Renzi, visto che ha intenzione di andarsene per un po' di mesi salutando gli italiani per occuparsi e tenere dei discorsi a pagamento, come ha dichiarato lui, abbia altre intenzioni, certo non quello di preoccuparsi del destino dell'Italia che ha lasciato... Allora, tra i tanti ospiti che avremo oggi...